In questo video getteremo le basi per il nostro progetto. Andremo a realizzare una maschera interattiva con diverse funzionalità come un'apertura frontale ed effetti LED, ma poi svilupperemo altre soluzioni interessanti. Andremo quindi a fare una veloce carrellata su tutti gli aspetti necessari per lo sviluppo, tra i quali la stampa 3D e l'utilizzo di Arduino. Parliamo di stampa 3D. Per il modello il consiglio che posso darvi è di cercare online qualcosa di già pronto per facilitare il lavoro. Esistono molti siti dove si possono trovare dei modelli gratuiti già pronti per la stampa. Alcuni di questi sono Tinkercad, Tingiverse, STL Finder. E una volta trovato il modello potrebbe essere anche necessario fare alcune modifiche, personalizzarlo oppure adattarlo alla stampa, tipo ritagliarlo, ruotarlo e così, cose di questo tipo. E anche in questo caso ci sono software gratuiti, uno di questi è 123 Design oppure Netfab nella versione freeware. Nel mio caso ho utilizzato una stampante che mi è stata fornita da Conrad e assieme alla stampante c'è un software personalizzato e già preconfigurato. Questo permette di risparmiare molto tempo e andare direttamente in stampa senza dover fare molte configurazioni o impostazioni. Quello che vedete è il primo modello che ho stampato. Ho dovuto provvedere a sezionarlo in due parti, come vedete da questa linea, per il semplice motivo che nonostante il generoso volume di stampa della stampante non era possibile farci stare tutto il modello. Inoltre ci sono dei punti cardine che ci serviranno per quando andremo a motorizzarlo per fare l'apertura frontale e poi alcuni dettagli che non sono venuti perfetti ho provveduto con della carta vetrata a correggerli. Passiamo al clou del nostro progetto, le parti interattive. Vi parlerò del servomotore che utilizzeremo per l'apertura frontale. Il servomotore è un attuatore che controlla un albero di trasmissione al quale si possono collegare dei bracci meccanici. I più comuni ruotano di 180 gradi, quindi da 0 a 180, ma esistono anche modelli da 360 oppure in rotazione continua. Per controllarli comunemente ci sono tre cavi, un cavo nero per il ground, quello rosso per l'alimentazione che si aggira intorno ai 5 volt e un altro cavo che indica la posizione che deve mantenere. Questa posizione è rappresentata dalla tensione che viene data, cioè se do la massima tensione significa massima rotazione. Passiamo ora al circuito. Controlleremo il nostro servomotore con un Arduino Nano. Per la realizzazione ho unito due tutorial di base di Arduino. Qui abbiamo il nostro servo alimentato e controllato dalla porta 9 di Arduino, che è una porta PWM necessaria per il controllo della tensione in uscita, che permette di controllare la posizione esatta del servo. Avremo anche un pulsante che utilizzeremo per attivare l'apertura e la chiusura della parte frontale. La pressione del tasto chiude il circuito con i 5 volt e quindi genera un segnale sulla porta 2. In caso contrario, a pulsante aperto, avremo un segnale pari a 0. Allo stesso modo per il programma ho combinato gli sketch di esempio del pulsante e del servo. Vediamo quindi il codice. Abbiamo l'importazione della lib servo e l'inizializzazione dell'oggetto. Ci sono due costanti che indicano i pin di connessione, due variabili di appoggio per la posizione e la direzione del servo e una variabile di stato della pressione del pulsante. Nel ciclo di inizializzazione abbiamo l'inizializzazione del servo e indichiamo che il pulsante è in input. Nel loop principale invece andiamo a controllare la pressione del tasto. Se premuto e solo se premuto entro in un ciclo che fa passo dopo passo si ripete e porta avanti il mio servo da 0 a 180 gradi oppure viceversa da 180 a 0. Questo dipende dalla variabile dir che inverto a ogni pressione del pulsante. Concludiamo questo primo video vedendo il risultato finale. Come potete vedere alla pressione del tasto
attivo l'apertura o la chiusura della maschera. Prossimamente, nel prossimo video, vedremo il meccanismo applicato e proseguiremo con l'implementazione di altri effetti.